Paura alle Filippine, dove purtroppo l'attività del vulcano Mayon continua senza alcun tipo di sosta. Il flusso di lava e lapilli di tipo costante scende copioso dalle pendici del cono e avrebbe già raggiunto diverse aree abitate, ubicate tra i 3 km vicini al vulcano in questione. Gli esperti avrebbero sostenuto che un ulteriore aumento dell'attività vulcanica potrebbe essere in poco tempo diventare una eruzione di tipo pericoloso. Per tale motivo il livello di allerta ovviamente è stato innalzato ad un livello di numero 3. In fuga ovviamente 12.000 residenti circa che ovviamente si stanno trovando nella fattispecie concreta ad andare via dalla zona in questione, dove c'è la vicinanza del vulcano Mayon, che ripeto è ubicato in Filippine, nelle Filippine. Grazie, il video termina qua, dunque l'attività sarebbe ancora attiva e lo spavento tra i cittadini filippini sarebbe tanto. Grazie, rimango in attesa di altri eventuali sviluppi, di altre novità e poi eventualmente farò un altro video chiarificatore. Grazie ancora, un saluto e al prossimo video.